Buonasera e bentrovati. Questa sera prepariamo una verdura di stagione e poi sotto Pasqua è il contorno preferito qui a Roma almeno. Sto parlando dei carciofi alla romana. Ok? Una cosa molto semplice. Abbiamo bisogno di una pentola adatta. Eccola qua. Una bella pentola, i carciofi ovviamente, i cimaroli, eccoli qua, la profumatissima mentuccia, sale, pepe e olio extravergine e l'aglio. Allora, vediamo un po' come puliamo i nostri carciofi. Uno l'abbiamo già pulito. È una cosa importante, mi raccomando, non gettatevi al gambo, che è buonissimo. Lo spellate e lo tenete. Quindi si prende il carciofo, si comincia a sfogliare, si tolgono le foglie più dure, fino a che non arriviamo a quelle più tenere. Eccole qua, ci siamo. Nulla di difficoltoso. Vedete? In questo modo andate a togliere la parte esterna del gambo anche. Tenete subito a portata di mano dell'acqua acidulata con del limone, se no il carciofo diventa nero, si ossida. Eccolo qua. Tagliamo in questo modo, tagliamo la parte più dura delle foglie. Il nostro carciofo è bello e pulito, l'avete visto? Controlliamo se c'è un pelo all'interno, lo andiamo a togliere e lo mettiamo in acqua e limone. Eccoci qua, ai nostri carciofi. Sono belli e puliti. Adesso prepariamo il condimento, che è qualcosa di molto molto semplice. Abbiamo sempre la mentuccia, l'olio extravergine, sale, pepe e aglio. Prendiamo la mentuccia. E dobbiamo fare un trito, come se fosse il prezzemolo. Ci mettiamo anche l'aglio. La nostra bella mentuccia. Se non avete la mentuccia, potete utilizzare il prezzemolo. Va bene lo stesso. Solo che la mentuccia a tutto un altro gruppo. Il nostro aglio lo tritiamo insieme. Ok? Un bel pesto, un bel trito. Ciao Stephen, buona serata. Andiamo a fare il trito, il nostro bel trito. Siamo pronti. Benissimo. Quindi, aglio e mentuccia. La mettiamo in un recipiente e andiamo ad aggiungere l'olio, il sale. Ciao Bilal, buona serata. Quindi,
un bel po' d'olio, ecco qua, mettiamo un po' di pepe. E il sale. Eccoci qua. Metteremo anche un pochino di limone. Vediamo. Abbiamo fatto il nostro condimento, quindi mentuccia, aglio, pepe, sale e olio. Eccola, cominciamo la nostra pentola, fuoco moderato, non troppo alto, se no si bruciano. E poi li andremo a coprire con della carta da forno bagnata. In questo modo i nostri carciofi vengono belli teneri teneri. Ecco. Foglio di carta da forno, adesso vediamo come ce lo mettiamo. Prendiamo i nostri carciofi, togliamo l'acqua e andiamo a condire con il nostro bel condimento, ok? E mettiamo questo. Mettiamo così i gambi che abbiamo spellato prima, tagliamo un pochino, sono bellissimi e vi posso assicurare che è la parte più buona del carciofo. Mettiamo insieme i nostri carciofi. Ecco, e finiamo di mettere il nostro bel condimento. Ecco fatto. Adesso andiamo in telecamera così vi faccio vedere. Ecco qui. Ecco i nostri carciofi. Andiamo a bagnare sotto l'acqua la carta da forno. Carta da forno bagnata e la mettiamo così in questo modo. Andiamo a coprire i nostri carciofi. Coperchio. Facciamo andare. Fuoco medio. E facciamo
facciamo andare. Se i carciofi sono abbastanza teneri, controllate sempre la cottura, dipende da quanto sono teneri i carciofi, un quarto d'ora, 10 minuti, dipende dal carciofo. Se vedete che non si, che è un po' più duro, ha bisogno di più di cottura, potete aggiungere